siamo in diretta! Oh yeah, siamo stracarichi, siamo ufficialmente rientrati, sono le ore 11:08 minuti e siamo in diretta TV come ogni mattina dalle 9 alle 12 con tutti amici. E visto che si parla di amici veri, visto che si parla di musica vera, è un po' che ve l'abbiamo annunciato e anche sui nostri profili Instagram vi facciamo vedere, perché noi le promesse le manteniamo. E proprio ieri è uscito questo post dove dice: Radio Adige TV, Saia, mercoledì 28 aprile ore 11 in diretta. Ebbene sì, raga, le promesse vanno mantenute. Diamo il benvenuto a loro, gli unici inimitabili, Saia. Buongiorno, raga. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Mitici, come state? Come va? Alla grande, alla grandissima. Allora, bene? Noi per fortuna stiamo bene. Poi adesso raccontatemi un po' intanto da dove siete collegati e che colore è la vostra regione, più che altro. Allora, noi siamo collegati dalla Sicilia, dalla provincia di Messina. E al momento siamo arancioni, quindi è già un po' che siamo arancioni. Però sì. Ormai speriamo però di scolorirci. Esatto, solitamente il venerdì arrivano un po' i verdetti, quindi speriamo, ecco, in un giallo e di poter anche nuovamente fare musica, serate, eventi. Però ragazzi, adesso parliamo un po' di voi, io sono molto molto curioso. Allora, soprattutto, speriamo, è quello che ci manca. Intanto, Saia, perché questo nome e come nascono i Saia? Dunque, il nome deriva da un'espressione un nostro amico. Intanto spieghiamo cos'è la Saia, perché è un termine siciliano, quindi non conosce Saia. La Saia sarebbe il canale dove scorre l'acqua nei campi. Il canale, il solco dei campi, si chiama Saia. Questo nostro amico una volta chiamato sua cognata, che era incinta in sacco, l'ha chiamata in dialetto vuoto Porchi Saia, quindi un maiale di quelli che si rotolano nella Saia. Ma quanto mangi? Per cui per noi è diventata una cosa pazzesca, abbiamo deciso di chiamarci così apposta. È una cosa molto particolare. Sì, molto semplicemente noi ci conoscevamo, eravamo amici, suonavamo. Sì. Eravamo, basta, amici a casa, hanno già litigato. Siamo comunque amici. Siamo super presenti. Sì, dopo l'avvio del progetto abbiamo litigato, ci siamo basta. No, siamo amici, lo eravamo anche prima del gruppo, chiaramente, quindi abbiamo detto: ma perché non cominciamo a fare qualcosa insieme con la musica? E da qui è nato il progetto Saia. Certo, e allora intanto di che genere di musica parliamo, per capirci? Ma è un po' un indie pop, diciamo, non ci siamo ancora specializzati in nulla, ma non credo che ci piacerebbe farlo, perché è bello, ecco, sperimentare, è bello toccare più stili possibili. Però mi piaceva questa espressione dell'acoustic pop, no? Certo. Perché si sente molto la parte acustica nelle nostre canzoni, ma sono anche orecchiabili, insomma, quindi. E soprattutto è molta musica suonata. È tutto quasi completamente suonato, anche nelle registrazioni. Tutto suonato da noi, ci teniamo particolarmente a questo. Sì, abbiamo qualche piccolo problema audio, ma finché regge noi andiamo avanti, perché siamo curiosi anche di sapere. Avete nominato una parola chiave: registrazioni, musica, progetti. Quindi, ad esempio, se io vi lanciassi questa parola chiave, ad esempio GT Studio Recordings, vi suona questo nostro amico e non solo, vi suona? Cosa mi dite a riguardo? Lo dobbiamo ringraziare, Giovanni, è la nostra edizione musicale, la nostra edizione musicale che ci sta supportando davvero tanto in questo momento. E ci ha fatto avere il vostro contatto per essere qui oggi, vai. Guarda, lo ringrazio tanto anch'io, perché chiaramente adesso vediamo se recupero, ci tenevo, vediamo se recupero qualcosa, perché oltre chiaramente a essere il vostro produttore, bravissimo, devo dirlo, è pure bravo, ma è pure chiaramente un amico, cioè nel senso, quindi io lo abbraccio e lo saluto, perché io e il buonissimo, bravissimo Jovix, cioè Giovanni Torre, in arte Jovix per...
altri progetti. Insomma, noi insieme ne abbiamo combinate di musica e quindi mi fa piacere, ecco, oggi che oggi, ecco, ad esempio, no, così non a caso, non roba da poco, qua era il 2018 ed era la Fiera Internazionale della Musica. Qui c'è il buon Jovix, il più alto con la maglia nera, sul palco insieme a Josh Lane, insieme a tutto il gruppo del film a Milano, Fiera Internazionale della Musica, dove siamo stati ospiti felici. Quindi Giovanni Torre, che un bello abbraccio davvero, perché qui vedete che a casa ci tengono a raccontare queste cose, perché Giovanni Torre è una brava e soprattutto buona persona che crede negli artisti. Questo è, non è da tutti oggi, non è da tutti. Però torniamo ancora a voi, questo nuovo brano che avete un po' ideato. Intanto, come si intitola? Si chiama Marzo, si intitola Marzo. Sì. Ed è nato durante il primo lockdown. L'abbiamo scritto proprio durante marzo, appunto. Mi piaceva, ecco, un po' unire il fatto del mese di marzo, che anticipa un po' l'estate, no? Anticipa le belle giornate e tutto, con la speranza del passare questo periodo brutto del lockdown e quindi ricominciare ad uscire, a vivere nuovamente come eravamo abituati. Per cui si chiama Marzo, appunto, ecco. Allora, sappiamo che comunque è appena uscito, è fresco, perché sono arrivate cartoline digitali nel mondo praticamente con il vostro progetto. Sì. E qui mi ricollego a Giovanni Torre, che ringrazio. E ecco, praticamente so che c'è anche la lavorazione del video official. Ci potete spoilerare qualcosina o ancora se uscirà, quando uscirà, come funziona, ecco? In realtà abbiamo molti progetti per il futuro, anche per quanto riguarda i video soprattutto. Certo. Stiamo pensando a un prossimo singolo che sarà molto probabilmente accompagnato da un video. Okay. Non diamo ancora date certe, perché non è semplicissimo, ecco, riuscire a mantenere una data. Vero. Diciamo che nel prossimo mese magari ci state lavorando. Dobbiamo vedere più che altro saranno i colori della regione. Siamo molto legati ai colori della regione, per purtroppo cui è questo, sì. Beh, altra cosa, un po' più chiari, ecco, magari. Speriamo, certo. Ora sicuramente possiamo trovare il vostro brano, quindi Saia, Marzo, su tutte le piattaforme digitali e non solo, quindi in rotazione radio e TV, anche perché noi la passeremo da oggi in poi continuamente, perché è un brano che ci piace, ma adesso lo faremo ascoltare anche ai nostri amici telespettatori. E invece, raga, ma queste serate ripartono? Cioè, siete carichi? C'è voglia di ripartire con il live? Guarda, forse per noi stasera stesso. Stasera stesso. Purtroppo anche lì siamo legati alle decisioni che prenderanno altri, per cui la speranza è quella di ripartire anche con i live. Per noi sarebbe un passo fondamentale suonare dal vivo, quindi non aspettiamo altro davvero. Certo. Speriamo si possa. Beh, intanto a casa io invito gli amici che ci seguono di intanto seguire il Saia Official su Instagram, in particolar modo. Quindi guarda, lo facciamo anche in diretta, segui anche tu e li seguiamo anche noi, e fatelo anche voi a casa, perché così potete stare aggiornati su tutta la musica e tutti gli eventi e tutte le serate che stanno per arrivare, video non solo. Però raga, adesso recupero una vostra foto, guardate qua che profilo che hanno, guardate quanto sono carichi. Questa qua mi piace parecchio, guardate un po', in versione prove. Adesso però è giusto, guarda, almeno questa foto ci sta, cioè siete voi, confermate che siete voi? Siamo in questa stanza dove ci troviamo adesso. Era molto rustica, adesso come vedi alle mie spalle sistemato, vedi pochissimo. Quella è stata la prima volta che abbiamo provato qui. Sì, cioè avete fatto dei grandi lavori, perché sembra un'altra location praticamente. Sì, lì poi su Instagram, negli altri post si vede che... Sì, dove? Eccola, andiamo a cercarla. Eccola qua, c'è... bellissimo, pensate un po', guardate raga. Eccoli qua. Wow. Esatto. Il prima e il dopo praticamente. Sì, prima era cemento e basta, e poi l'abbiamo sistemata e ci siamo... Bellissima. L'abbiamo fatta nostra. Bellissima questa evoluzione. Allora io andrei però a vedervi qua, e adesso, prima di salutarvi, di lanciare il vostro pezzo, siete obbligati a salutare, a nominarmi tutti voi quattro del gruppo uno per uno. Quindi partendo da sinistra. Allora, il primo a sinistra sono io, Filippo De Mariano, tastierista del gruppo. Ok. E
è anche, è tecnico audio, esatto, un po' tutto. Producer, producer. Noi registriamo e poi tutti i suoni vanno a lui e se la vede lui. Che scusate, quello... che cultura, insomma, che fortuna che hai. Cioè, che fortuna. E voi non approfittate, vabbè, del vostro socio, non approfittate. Andiamo avanti, poi vai col secondo. Poi, quello con la giacca più chiara sono io, Antonio Cambria, e canto e suono il basso. E maggiormente scrive le canzoni. Versi, sì. Lo scrittore dei nostri versi. Maggiormente sì, anche gli altri però. Bravo. Ecco. Poi accanto a me c'è Lucio Cocuzza, che purtroppo oggi non è potuto essere con noi, e lui suona le chitarre. E lo salutiamo. Salutiamo, certo. Certo. Perfetto. E poi ci sono io, Emanuele Torre, percussionista e batterista del gruppo. Fantastici, fantastici, davvero fantastici. E però tra tutti questi, chi è il più rompiscatole tra di voi? Penso noi. Beh, ma ci sta, l'arrangiatore deve sempre rompere le scatole, perché è preciso, non perché devo rompere, perché è preciso. Particolarmente, quindi lui è quello che gestisce tutte le date, ci dà gli appuntamenti. Allora raga, tappeto rosso per lui, mi raccomando, è tappeto rosso per lui, perché una targhetta qui nella nostra stanza. Bravi. No, bravi, dai, adesso comunque a parte gli scherzi, siete bravi, uniti, e quindi speriamo che possano ripartire i live. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi. Ovviamente ricordiamo a casa che tutti coloro che si fossero persi questa super diretta possono ritrovarla su Facebook, su YouTube, ovunque, quindi anzi su Facebook siamo in diretta ora, quindi più di così non si può. E detto questo, direi che se voi siete d'accordo, io ancora vi ringrazio e ci andiamo a ascoltare il vostro brano, ma prima vi lascio l'ultima parola per i saluti, prego. Ma intanto noi ringraziamo te, ringraziamo Radio Adige, ringraziamo Giovanni per il contatto, per l'opportunità. E niente, speriamo appunto, come hai detto tu, di ricominciare con i live. Salutiamo di nuovo Lucio, che non è potuto essere con noi, e tutti gli altri ragazzi, tutti gli ascoltatori. E speriamo di rivederci magari con alcune novità da parte nostra. Più che rivederci sicuramente, ma sapete che se voi passate di qua, sicuramente anche magari per qualche data, o io cosa probabile passerò da voi, che Giovanni lo sa bene, mi raccomando, ci incontriamo, famo la magnata e la bevuta, cioè, ci sta, quindi con un po' di musica, ovvio, quindi... ovvio. Allora grazie ragazzi, andiamo a ascoltarci i Saia con Marzo. Ciao raga, grazie. Ciao a tutti. Ciao, fantastici, mitici. E ora Marzo, i Saia.